Bentrovati amici, sempre qui su TV Sorrento per scoprire con me cosa ci riserveranno gli astri anche per questa settimana nel mio oroscopo. E come sempre cominciamo con il segno dell'Ariete. Avrete una gran voglia di cambiamento. Sul lavoro la cosa potrebbe essere possibile, specie se siete riusciti a modificare certi idee preconcette che vi frenano sulla strada dell'evoluzione. Se siete single, frequentando un nuovo giro di conoscenze, potreste imbattervi in qualcuno che vi cambierà la vita. Molto affettuosi e coccolosi, i rapporti con i gemelli e gli acquario, i cancro vi renderanno nervosi. Gli amici del toro, sul lavoro avrete le idee chiare e saprete destreggiarvi con autentica abilità in una situazione che agli occhi degli altri appare alquanto confusa. Nella vita sentimentale le cose non si svolgeranno proprio nel modo che avevate sognato, ma ve ne farete una ragione e saprete aspettare che la sorte giri a vostro favore. Qualche battibecco metterà più pepe nei rapporti con i pesci e i toro, in comprensione con il leone. Il segno dei gemelli, nell'ambiente di lavoro vi muoverete con una notevole goffaggine. Contrariamente al solito, non riuscirete ad entrare in sintonia con gli altri e non capirete bene come girano le faccende intorno a voi. Se dovete proporre un vostro progetto, dunque aspettate per i tempi migliori, chiaramente. Una persona che vi piace attende solo un segnale da parte vostra per farsi avanti. Che aspettate? Adorerete Ariete e Leone, non amerete i Vergine. Il segno del cancro, se desiderate migliorare in campo professionale, ce la potete fare decisamente, quindi non tiratevi indietro davanti a stage di aggiornamento, corsi di lingue, viaggi di studio. Tutto contribuirà a far sì che i vostri sogni diventino realtà. Nella vita di coppia, quello che sembrava un problema si rivelerà una ricca opportunità per far decollare il rapporto. Grande feeling tra le lenzuola e non solo, con i toro e i vergine. Difficile l'intesa con le ariete. I nostri amici del leone, la situazione economica sembrerebbe essersi assestata sul bello stabile, quindi potrete finalmente decidervi a fare una spesa importante che da tempo vi stava a cuore senza sentirvi in colpa. Nella vita di coppia la strada da seguire è quella della sincerità e della chiarezza. Tutto diventerà più facile. I gemelli e i bilancia sapranno sempre come farvi divertire e darvi la carica. Con i toro i rapporti non saranno molto ideali. Il segno della Vergine, avrete una gran voglia di avviare un progetto di lavoro importante e coraggioso, ma questo non sembra essere il momento adatto. Siate quindi prudenti e non ve ne pentirete. Nella vita di coppia non tutto sarà rose e fiori, ma riuscirete tra una discussione e l'altra col partner a mettere le basi di un rapporto più solido. I cancro e gli scorpione sapranno come sedurvi. I gemelli vorranno avere sempre ragione, ma voi non avete capito niente, quindi andate avanti così. Il segno della bilancia, sul lavoro non abbiate fretta di fare cose nuove, limitatevi a osservare e pensare cercando di stimolare la vostra creatività. I cambiamenti arriveranno quando meno ve l'aspettate. Se avete appena iniziato una storia, sarete voi a decidere se e come farla continuare. Troverete i leoni e i sagittario molto eccitanti e divertenti. Con i capricorno non mancherà
la passione, ma più che altro sarà una lotta di potere. Il segno dello Scorpione, sarete molto più ottimisti del solito e tale atteggiamento farà sì che gli altri si mostrino più disponibili nei vostri confronti, specialmente sul lavoro, dove godrete di appoggio e di considerazione. Non rinunciate a un sogno d'amore, anche se ci sarà da lottare, e parecchio, la vostra carica di sensualità non lascerà indifferenti i Capricorno e i Vergine. Gli Acquario vi daranno del filo da torcere, ma voi non mollerete. Gli amici del Sagittario, avrete la tendenza a spendere più del dovuto in tante piccole sciocchezze, lasciandovi allettare dalle svendite di stagione. Fareste meglio invece a risparmiare i vostri soldini per un acquisto molto importante e indispensabile. Farete la conoscenza di una persona molto speciale che vi colpirà dritto al cuore. Con gli Acquario e il bilancio sarete sempre al massimo. I Pesci giocheranno con voi al gatto e topo. Il segno del Capricorno. Vi si aprono nuove prospettive in campo lavorativo. Tuttavia, se già avete un'occupazione soddisfacente, fareste meglio a pensarci bene prima di intraprendere una strada interessante ma sconosciuta. Piccole incomprensioni nella vita di coppia e la voglia di guardarsi intorno sarà quasi irresistibile. Troverete i Pesci e gli Scorpione praticamente mozzafiato. Con i Bilancia non sarà assolutamente una passeggiata. Gli Acquario invece, sia nel settore lavorativo sia in quello economico, le prospettive sembrano molto buone. Sappiate cogliere al volo un'occasione d'oro che potrebbe cambiare volta alla vostra vita professionale. Se siete single, non rifiutate alcun invito. Bollono belle novità d'amore in pentola per voi. Il Sagittario e gli Ariete sapranno davvero prendervi per il verso giusto. Da loro vi sentirete sempre apprezzati. La possessività degli Scorpione vi darà una certa noia. Il segno dei Pesci, la vita quotidiana si annuncia intensa e eccitante, ma un po' stressante. Perché allora non prendervi qualche giorno di riposo e concedervi un breve viaggio, per esempio? Vi ricaricherete le batterie. Se poi siete in coppia, potreste partire col partner e recuperare alla grande l'intimità che molti di voi, presi da altre cose, hanno recentemente un po' trascurato. Con i Toro e i Capricorno vivrete momenti meravigliosi, vi divertirete a stuzzicare il Sagittario. Con quest'ultimo segno anche oggi il nostro oroscopo volge al termine. Ciao!